connettersi l'un l'altra proprio per rafforzarsi, avere esperienze comuni e per creare un network di resistenza, no, all'interno della città, ma anche per dare modo a Saveria di mettere in evidenza, visto che lei ieri l'ha frequentata dal punto di vista proprio della pianificazione strategica negli anni scorsi, di mettere in evidenza quelle che sono anche le criticità, no, di una visione che noi proviamo essere la migliore possibile, ma che in realtà magari pecca di un inserimento appunto in un contesto di progettazione integrata più ampia all'interno della quale questo tipo di esperienza potrebbe essere inserita. Adesso prima do la parola a Loretta, poi ci sarà spazio per un altro intervento e poi andiamo a casa perché l'ora è tarda. Infatti, diciamo così, l'ora è tardissima, io volevo sollevare anche con gli altri ospiti il tema, diciamo, un tema concreto, un fatto concreto che riguarda il territorio di Ancona, però non lo faccio perché appunto il padre diceva Katia è simile a quello dell'ostello di Iesi, ma mi serve per capire, sapere se esiste invece uno strumento in giro per l'Italia che riesca a in qualche modo, uno strumento che sia valido per tutti, che riesca in qualche modo a bloccare in un certo senso questa, oramai questo programma, io dico, che chiamo programma dei comuni, perché poi parlato di una diciamo, realtà del nord e anche di Milano, ma in genere in giro per l'Italia la situazione è quasi all'inverso, cioè i comuni vogliono vendere i beni preziosi per la comunità, li vogliono vendere per fare cassa perché i bilanci dei comuni sono, diciamo, sono a zero, insomma, dico velocemente, perché a limiti in Ancona ci sono diversi immobili del comune, sono immobili anche preziosi e sono abbandonati perché non si hanno i soldi per la ristrutturazione. E la cosa più semplice per un sindaco è quello di dire quella lì io non ho i soldi, non la ristrutturo, la vendo e con quei soldi magari ci faccio servizi per i cittadini. Questa è una ipocrisia. In questo caso che cosa è successo? Una struttura bellissima in un posto bellissimo che è la spiaggia di Porto Novo e che è veramente una perla. Vendere quella struttura, noi ci abbiamo visto subito lì. Forse, ecco, io non ho capito bene, forse tu dici invece magari venduta poteva essere meglio. No, io non era questa la domanda, ma la situazione qual era? Che noi abbiamo visto immediatamente invece come comunità anconetana, abbiamo visto la privatizzazione di quella spiaggia, quella sarebbe diventata un'altra zona esclusiva, invece noi abbiamo voluto che sia una spiaggia per tutti. E allora ci siamo mobilitati. Una mobilitazione anche molto forte, una mobilitazione che ha portato il sindaco, l'amministrazione comunale a eliminare quella struttura dal progetto delle alienazioni, è ridiventata quindi, diciamo così, non la più venduta, ma quel progetto adesso si trova in una parte critica e diciamo, l'amministrazione comunale non ci mette una lira. La soluzione suggerita era quella della possibilità dei bandi europei, l'amministrazione comunale non partecipa ai bandi europei e quindi l'associazione che raccoglieva diciamo, la mobilitazione dei cittadini, insieme anche a privati, insieme anche a cooperative sociali, però diciamo così, la ristrutturazione di quello stabile per poterne fare un ostello e per poter rendere diciamo, quella spiaggia una spiaggia per tutti è diciamo, quasi impossibile. Perché? Perché i privati quando dicono vabbè, insomma, se tu mi fai fare un ostello lì e non mi fai fare un hotel 5 stelle, io privato, diciamo così, non ci metto neanche una lira. L'amministrazione comunale è contraria ad una roba del genere, quindi diciamo, non solo non partecipa, non ti dà nemmeno un chip, no? Per dire vabbè andate avanti. A questo punto diciamo, le associazioni, i cittadini si trovano ovviamente una comunità
comunità resistente, ma esiste uno strumento, diciamo così, più facile, non lo so, ma per bloccare questo scempio delle vendite, perché noi ci troviamo altrimenti con un territorio, un paese che è dato ad altri, che magari non stanno qui in Italia, stanno altrove, e magari non hai più, diciamo, quella comunità che si era formata in quel luogo e in quello spazio, di fatto non esiste più. Esiste. Allora, c'è una comunità esistente, quali sono gli strumenti? Perché, diciamo, non mi ha aiutato molto questo intervento. Allora, la cosa che Loretta ha dimenticato di dire è che in questa spiaggia è l'ultimo immobile, l'ultimo spazio di terra comunale. Chiariamo, quando io parlo di privati non parlo di vendita, prima cosa. La seconda cosa, quando io parlo di privati, di fare delle collaborazioni con privati, e quando dico noi siamo i privati, e anche l'esempio dell'ostello per me è molto chiaro, quello che sta succedendo non soltanto a Milano, vi ho fatto vedere Milano perché mi serviva in una logica, non sapevo esattamente come sarebbe stato l'incontro e quello che poteva essere interessante per voi, però era più per fare una sorta di percorso su quello che può essere l'innovazione sociale. A Palermo, cantieri della Zisa, non so se avete mai sentito, Cristina Alba, Clark, è un'associazione culturale però iscritta anche nella lista delle imprese, sempre in questa crisi di identità, insieme a un consorzio e anche delle imprese private insieme ad Avanzi di Milano, perché ovviamente hanno una certa quale esperienza, loro hanno fatto impresa dentro i cantieri della Zisa che sono stati dati in cessione a loro che sono dei privati, questo intendo dire, loro sono dei privati e vogliono fare impresa e hanno anche delle attività remunerative all'interno di quello stabile, perché dà dei soldi a loro per pagare, non dico lo stipendio, però una parte del loro stipendio delle persone che ci lavorano, e per fare anche attività per la cittadinanza, perché i loro obiettivi sono molto sociali e di sviluppo di impresa. Loro però hanno proprio studiato anche il business plan, tutto, hanno fatto impresa. Tutto questo. Ok. No, non mancano, nel senso che nel business plan c'era anche la partecipazione ai bandi delle regioni, perché i bandi regionali, io capisco che loro per arrivare, per arrivare ai cantieri della Zisa ci hanno lavorato 15 anni per poter avere la pubblica amministrazione dalla loro parte che partecipasse ai fondi regionali. È per quello che dico, l'ingegnerizzazione del nord funziona facile, perché l'obiettivo è comune, vanno subito spediti come un treno, nell'arco di 2 anni raggiungono l'obiettivo. Noi dobbiamo avere il consenso di un'amministrazione che non sa neanche dove sono e come si prendono i fondi europei, ma non soltanto loro, neanche i privati, perché quelli che avete chiamato privati io metto nella categoria speculatori, perché quello che loro vogliono guadagnare dall'intervento ha 2 numeri prima del percentuale. Quindi lì non si tratta neanche più soltanto di fare impresa, ma veramente di speculare e quindi di acquistare e rendere, avere un profitto che è fuori da qualunque logica di un benessere collettivo. Quindi è per quello che io dico, però non sono solo quelli privati, a forza di dire che i privati sono loro, tagliamo fuori una capacità di fare impresa che si sta sviluppando e che è importante e che in Italia fa fatica proprio perché abbiamo anche una logica di volontariato. E questi sono i nostri valori aggiunti sociali che non ci fanno diventare capitalismo relazionale, come io spero che non diventeremo perché troveremo un'altra via, perché adesso il capitalismo proprio su questa capacità di saper fare relazioni, di creare innovazione sociale, i dati, quello è capitalismo relazionale. Queste cose, il fatto del passaggio dei dati, il fatto di mettere in comune le cose, la sharing economy, Airbnb che nasceva per, è diventato quello che è diventato, Uber che nasceva per condividere, BlaBlaCar che adesso paghi soltanto se il conto corrente, cioè questi nascono in un modo e poi diventano capitalismo relazionale, non è più sharing economy. Allora, in Italia, per quello che hai detto, che comunque noi stiamo cercando una terza via, però se noi stessi pensiamo che il privato, il fare impresa, però vi assicuro che siccome io ho molto a che fare con le persone che fanno impresa sociale, c'è molta sofferenza da quella parte, perché nel momento in cui anche loro cercano di avvicinarsi, di parlare di business plan, c'è molta diffidenza dall'altra parte.
comprensibile, perché le conosciamo tutte le storie dell'Italia. Ogni paese, il più piccolo paese, ha una storia come la vostra. Ogni volta che anch'io vado in giro mi si dice come il problema o la questione è che bisogna avere delle competenze che in Italia non vengono neanche create. In Italia il management culturale, che ti dà anche la capacità e la conoscenza su come andare a intercettare le linee di finanziamento, la fa praticamente Fondazione Fitzcarraldo a Torino e pochi altri. E costa tanto, perché non c'è nell'università questo tipo di formazione. La puoi acquisire soltanto nei master e dopo e pagando. E quello è l'Italia. Il mio tipo di competenza, perché io per riuscire a capire come poter portare sviluppo sui territori, adesso sono sul territorio del Sisma, in un paese che si chiama Borbone, una comunità montana, che è proprio intorno ad Amatrice e Accumoli, che vi assicuro è diventata una zona rossa che sta facendo dei danni, in modo in cui si tratta il sisma, ma lo sapete molto bene anche voi, avendolo anche voi qua. Quindi, anche lì c'è una tensione molto forte. Riuscire a capire come portare delle linee di finanziamento e una strategia economicamente fattibile sui territori richiede una competenza multipla di talmente tanti fattori che in questo momento io sto lavorando proprio alla costituzione, alla creazione di una funzione algoritmica per riuscire ad avere un frontale che faccia vedere come ogni processo è diverso dall'altro, proprio perché ogni contesto è diverso dall'altro, ma la cosa interessante è che ogni peculiarità è talmente forte, noi ne abbiamo alcune che sono talmente forti che hanno le loro linee di finanziamento, solo che è difficile in questo paese riuscire ad intercettarle, perché quelli per ristrutturare, se non si ha l'appoggio della pubblica amministrazione, voi non potete partecipare. Allora, se non c'è il soggetto che ci accompagna nel partecipare a, non c'è storia. Cioè, è questo che voglio dire, mi dispiace, però se non c'è... Cosa? C'è solo la resistenza a questo punto. C'è la resistenza, oppure, che questa è l'altra cosa che sta succedendo, da una parte c'è la resistenza e dall'altra parte costruire dei gruppi che effettivamente riescano ad andare dentro la... che riescono ad andare all'amministrazione e riescono poi a portare avanti le azioni perché hanno la volontà di andare in quella direzione. Io per il lavoro che faccio le sto cercando, vado là dove ci sono delle pubbliche amministrazioni che comunque sono interessate a investire nel medio-lungo periodo, perché investire nel medio-lungo periodo può pagare. Anche il lavoro, nel momento in cui un comune vuole investire in quel processo, deve sapere che per i primi 5 anni probabilmente la cittadinanza pensa che la pubblica amministrazione sia impazzita, perché non vede il risultato, perché riuscire a costruire un processo complesso che riesca a portare poi alla rigenerazione, quindi anche alla riqualificazione di stabili di questo tipo, richiedono tempo. Quello che voglio dire è che Straipes l'hanno fatto in 12 anni, in 10-12 anni, non è che neanche loro ci mettono 2 anni, ma ci mettono 10-12 anni ad avere dei risultati importanti andando dritto e determinati. Ma se noi dobbiamo continuare a lottare contro quelle che io ho chiamato le forze centrifughe, che però siamo anche noi, perché tra una cosa e l'altra si è creata anche molta diffidenza un po' fra tutti noi, tra il che cosa intendi fare, come lo possiamo fare, perché la fatica è talmente tanta, la difficoltà nel capire dove si può andare è talmente alta che tutta l'energia è spesa nel capire come piuttosto che nel fare. E quindi nel momento in cui magari si vede un pertugio, si è ormai arrivati a un livello in cui non si ha più da spendere se non l'energia per la resistenza, che però non è propositiva, resiste nell'attesa di. Ecco, io sto cercando di costruire, per quello che dicevo, anticapitalismo, ma l'ho fatto costruendo su di me delle competenze che là dove sono cerco di dare il mio contributo per quanto possibile. Il processo di Iesi, Katia l'ha visto, credo che abbia intuito la potenza che aveva. Nel momento in cui non ci sono più o non ci sono le persone che riescono a capire come si può andare avanti in comunità, diventa tutto più difficile. Però è questa la direzione che secondo me noi dovremmo continuare a portare avanti, continuare a sperimentare per farla diventare altra pratica e altro sistema. Quindi mi dispiace, non ho delle buone notizie, però... Allora ci manca questa conclusione comunque. Cosa? Sì, è la tua conclusione è la stessa anche nostra. È perché è un dato di fatto, però è importante quantomeno cominciare a chiedere che venga investito su delle competenze che invece ci aiutano a risolvere delle problematiche che ci sono, perché le possibilità ci sono, è che non vengono sfruttate. Grazie.
Allora, io ringrazio tantissimo Antonio Di Stasi, che nel frattempo ha dato la tua casa, Antonio Sebastianelli, che ha avuto la pazienza di aspettare fino a quest'ora, e a Saveria, che ha risposto a tutte le nostre domande e anche, diciamo, accorate demoralizzazioni presenti e passate. E vi ringrazio tanto tutti quanti, vi do appuntamento per il prossimo mese, 17 marzo, ore 17, sempre qui al Panettone con il governo dei ragazzi di Fiumicello, il luogo dove è stato anche Giulio Regeni. E vi prego, passando, di contribuire alla realizzazione del prossimo evento, perché tramite il finanziamento di questa sera noi realizzeremo il prossimo evento.